Dellicarri ha detto via dal mercato Cuppone. Zeman ha detto voglio che Cuppone resti. Adesso lo facciamo dire direttamente da Gigi Cuppone. E Cuppone dice che vuole rimanere a Pescara. Quindi chiusa ogni voce. Sì, sì. Visto no, però il potere di giornali e televisioni, una settimana che si parla della tua possibile partenza, il pubblico di Pescara ti saluta con un grandissimo applauso e ti ha detto resta con noi. Sì, sì, no, sono contento per la prestazione fatta personale della squadra, della vittoria, e poi che il pubblico ha reagito così. Che cosa, ma cosa c'è di vero in queste trattative? So che tu sapevi poco o nulla e che volevi restare a Pescara, però delle richieste sono arrivate. Ma beh, sinceramente in tutte le sessioni di mercato ci sono delle richieste, quindi noi calciatori facciamo il nostro mestiere e abbiamo la testa sul campo, poi per il resto ci pensa la società. Possiamo dire che oggi, tra questa settimana in cui si è parlato di mercato, il tuo ottavo gol, e quindi sei il capocannoniere da solo, hai staccato Tuniov, è scoccata la scintilla d'amore tra Pescara e Cuppone? No, io ho sempre cercato di dare il massimo, di mettermi sempre a disposizione, di aiutare la squadra, e niente, cerco sempre di migliorarmi e speriamo di continuare così. Il gol hai preso le spalle, ti ha anche un po' aiutato il difensore, se non erro sulla verticalizzazione di Davide, di Pasquale, hai saltato il tuo diretto avversario e depositato in porta. Sì, Davide diciamo che mi ha cercato così lanciando in avanti, ho cercato l'uno contro uno in velocità, sono riuscito a superarlo, poi di fronte al portiere sono riuscito a far gol alzandogliela. Chiudiamo con una battuta simpatica prima delle domande da studio, ma quando Zeman dice Cuppone corre, corre, non sa neanche dove corre, poi so che invece ti viene a parlare, che ti dice a te? Oh, il mister, so che il mister pretende tanto, vuole che miglioriamo, che miglioro, quindi io cerco sempre di migliorarmi, di ascoltarlo, perché di calciatori ne ha visti tanti, no? Quindi se vuole che mi miglioro, io sono sempre a disposizione, cerco di migliorarmi, ecco. Oggi è sempre con il sorriso Gigi Cuppone, Massimo, Fabio, a vostra disposizione. Beh sì, sicuramente un esempio, devo dire, dal punto di vista della generosità, dall'anima, però anche dal punto di vista dei gol, perché ne sono 8, è il capocannoniere della squadra, è ancora 14 giornate, anzi 15, per migliorare lo score dello scorso anno, perché l'anno scorso hai fatti 8 in campionato, correggimi se sbaglio, compresi i playoff, adesso sei già a quota 8, Gigi. Sì, sì, no, è quello che ho detto prima, cerco sempre di migliorarmi giornata dopo giornata, se riesco a far gol significa aiuto la squadra, quindi il mio obiettivo è quello di migliorarmi, cercare di migliorare pure il record mio personale. Quanto è? 14. 14 è la casertana di Guidi. Obiettivo 15. Sì, è la casertana di Guidi qualche anno fa. Ecco, volevo chiederti l'ultimissima, sì, sì, Gigi, perché stai imparando a giocare secondo me anche con la squadra. Oggi hai fatto un paio di aperture molto intelligenti e proprio sulla seconda apertura è arrivato il raddoppio di Merola, quindi insomma tanta roba, dai. Sì, sì, no, come ho detto prima, il mister vuole e pretende giustamente tanto da me, quindi cerco di migliorarmi. Ti faccio io l'ultima, Gigi, prima di salutarti. Se dovesse arrivare nelle ultime ore di mercato questa Serie B che ti propone qualcosa di importante, confermi quello che dici oppure potresti tentennare? No, già l'anno scorso ho preso una decisione, quella di venire a Pescara per cercare di vincere il campionato e di salire in B con il Pescara, quindi spero di realizzare questo mio piccolo sogno.